Gianni Colacione, siamo a Roma in compagnia di Augusta, che è conducente di taxi, autista di taxi nella realtà romana. E le chiediamo intanto una piccola presentazione, soprattutto da quanto tempo fa questo mestiere? Faccio questo mestiere da 5 anni. Senti Augusta, tu sei sposata, hai dei figli e soprattutto come hai deciso di fare questo mestiere? Allora, sono sposata, ho due figli e ormai sono grandi, e diciamo che ho fatto per parecchi anni anche la tassista per loro, quindi questo periodo lo faccio per i miei clienti. Senti Augusta, come è cambiata in questo periodo, in questi ultimi anni, visto che non è una cosa recentissima che le donne abbiano conquistato appunto questi spazi professionali in mestieri che sono stati sempre relegati a un genere maschile, insomma. Come è cambiata la percezione appunto dell'ingresso delle donne in questa professione, in particolare nella tua professione di autista di taxi, rispetto appunto ai clienti? Soprattutto tu hai un contatto frequente ovviamente con i clienti e spesso parlate con loro quando li trasportate, e anche rispetto ai colleghi? Devo dire che siamo molto gradite in questo settore, ecco, specie per i clienti, perché quando salgono sono sempre contenti di averci a bordo, di essere condotti da una donna, e forse siamo un po' più pazienti anche con gli anziani, e sono felicissimi, anzi a volte proprio esultano, e anche con i colleghi. Comunque io personalmente ho un buon rapporto, insomma siamo ben accette. Secondo te Augusta, l'integrazione in questo appunto ambiente che era maschile, soprattutto riguardo all'ambiente di lavoro, quindi dei colleghi, si riesce a realizzare, oppure comunque sia si entra in empatia con colleghi a seconda del genere, cioè i colleghi maschi fanno amicizia in qualche modo tra loro nell'ambiente lavorativo e voi colleghe donne invece si creano insomma due gruppi separati? A volte sì, si presentano questi gruppi separati, ho notato, ecco, specie nella sosta lunga che facciamo in aeroporto, però vedo che comunque dipende, insomma io ho buoni rapporti sia con gli uomini che con le mie colleghe donne, quindi è relativo, diciamo. Ci hai detto che tu sei sposata e hai dei ragazzi e sono grandi adesso. Tu come sei riuscita a far coincidere le esigenze familiari, visto che in Italia la donna che lavora, oltre a essere lavoratrice, è anche madre, moglie, spesso badante, spesso anche dei mariti e così via. Sei riuscita appunto a far coincidere tutto? Come ci sei riuscita? E soprattutto il problema dei turni notturni, ecco, che insomma sono turni abbastanza faticosi. Come viene affrontato? Allora, sì, è molto difficile, come in tutti poi i lavori che fa la donna, conciliare il tutto è una cosa, un'impresa proprio ardua. In questo lavoro, poi che appunto è un lavoro molto pesante, duro con i turni, insomma ancora di più, poi per chi ha i figli piccoli sono dei problemi enormi. Molto spesso le mie colleghe che hanno dei bambini piccoli sono penalizzate sul lavoro, perché spesso devono prima accompagnare i figli a scuola e poi cominciare il servizio, e quindi perdono molte ore di lavoro. La stessa cosa accade quando devono andarli a riprendere, quindi interrompono il lavoro prima del tempo, e non c'è nessuna agevolazione. Noi infatti con un gruppo di tassiste stavamo pensando appunto di organizzare dei turni rosa, e nel senso appunto che magari chi aveva i bambini piccoli poteva, oppure problemi familiari con anziani in cui bagare, genitori anziani, avere un minimo di elasticità sui turni di lavoro. Insomma, questa è una battaglia che vorremmo portare avanti. Anche se insomma è un po' difficile, perché questo non è un argomento che viene trattato in consiglio comunale finora, e insomma speriamo di riuscirci.
proprio su questa cosa volevo appunto un attimino chiederti meglio, specificare. Queste piccole organizzazioni appunto che tu stai accennando tra colleghe donne, dai diciamo colleghi maschi come è vista, diciamo come una forma, cioè viene agevolata, viene compresa oppure insomma come una forma di separazione in qualche modo? Ma qualche collega mi ha riferito che insomma non è che se ne fregano un pochino, insomma, in poche parole, non è un argomento che interessa. Magari chi ha nella coppia, chi svolge lo stesso lavoro, forse c'è maggiore interesse, chi ha la moglie che svolge questo tipo di attività. Comunque finora non è che abbiamo avuto grosso interesse da parte delle organizzazioni sindacali. Ecco, proprio le organizzazioni sindacali, questa è un'altra domanda interessante. Voi avete chiaramente un sindacato di categoria. Secondo te si è in qualche modo aggiornato appunto a questo ingresso femminile con tutti quanti quelli che sono appunto vari problemi collaterali che comporta appunto la realtà di un ruolo nella famiglia della donna che è un po' antico, per quanto anche stereotipato a volte, ma insomma ancora presente nella realtà, oppure è rimasto un pochino indietro con i tempi? Per me, a mio avviso, molto indietro con i tempi. I sindacati sono vari, non c'è un solo sindacato che si occupa appunto della categoria, sono vari e questi argomenti non vengono proprio trattati assolutamente, a mio avviso. E, vabbè, oltretutto poi insieme a questi ci sono molteplici problemi della categoria, quali anche ecco, la salute, che secondo me è una cosa importante, legata chiaramente ai fattori ambientali che abbiamo a Roma. L'inquinamento atmosferico, acustico, eccetera, eccetera, e che non vengono assolutamente presi in considerazione. Augusta, mi viene in mente adesso di farti un'altra domanda. Prima hai parlato di un valore aggiunto in qualche modo che in questo mestiere voi donne riuscite a dare a questa mansione, a questo mestiere. Un valore aggiunto nel senso che praticamente mi ha detto che spesso i clienti gradiscono molto il fatto appunto che guidi l'autovettura una donna. Anche diciamo per quanto riguarda il comportamento nel traffico, devo dire che i romani, saprai sicuramente, sono poco amanti sia dei vigili urbani che dei tassisti, perché ritengono che i tassisti considerino la strada un po' tutta quanta loro. Avete anche diciamo su questo versante un valore aggiunto, come se insomma un po' più anche concilianti con anche gli altri automobilisti che non sono tassisti a Roma? Problema del traffico poi peraltro acuisce tutto quanto. Ecco, io direi che magari ancora di più viene sottolineata questa cosa, che non siamo molto amati, specie se vedono al volante una donna, e quindi l'esclamazione è ad assinare, anche se magari te ne vai per la strada tua tranquillamente, molto spesso vieni insultata sì, ci sono molti uomini che magari accanto hanno una donna e magari ad assinare si sentono grandi di fare queste esclamazioni, quindi non, no, assolutamente secondo il mio avviso no. Quindi praticamente si ripropone il vecchio adagio, donne al volante, pericolo vagante? No, non tanto quello, è proprio che magari quando, non so, non siamo, ecco, siccome anche l'uomo non è ben visto in questo, l'uomo tassista, forse ecco, poi si accentua questa cosa nei confronti della donna, ma non lo so, a quali remote problematiche. Augusta, in considerazione diciamo conclusiva, come pensi che appunto sia la situazione dell'integrazione femminile nel lavoro e soprattutto della parità tra generi in Italia? Pensi insomma abbia fatto dei passi avanti, si sia bloccata, abbia fatto dei passi indietro? Ma secondo me forse anche qualche passo indietro, sì. In alcuni settori, perché poi sento molti discorsi ecco, appunto nell'ambito del mio lavoro, donne che lavorano, che salgono, che parlano delle problematiche nei posti di lavoro, negli uffici, ma secondo me non c'è stata una crescita positiva rispetto al lavoro delle donne,
anzi. E forse a volte ho notato questo nel mio lavoro, ascoltando questi discorsi, le donne tra di loro nei posti di lavoro non si aiutano. Questo devo sottolineare. Quindi pensi che ci sia poco, diciamo, spirito di corpo in qualche modo? Sì, indubbiamente sì, senza dubbio. Non c'è collaborazione, ecco, tra le donne, magari insieme poter fare le cose, c'è solo arrivismo e basta. Con questa considerazione conclusiva abbastanza amara ringraziamo Augusta per il suo contributo e ovviamente le diamo appuntamento su Liberi.tv per vedere questa frazione di questa inchiesta sul mondo femminile del lavoro. Grazie ancora.